Quindi un animale che era il migliore dell'allevamento lo teniamo 4 anni in stalla e di conseguenza è l'animale più pregiato che abbiamo nel nostro allevamento. Noi diciamo sempre, per fare il paragone con il vino, è il Barolo della nostra stalla. Il problema è molto grande, perché in tutto il nord Italia ci siamo accorti che dai primi di ottobre fino a fine febbraio molte macellerie, molti ristoranti hanno il 2 grasso di carro. Da un'inchiesta fatta dalle ASL qui di Mondovì, negli anni precedenti alla nascita del consorzio, in tutto il Piemonte c'erano 85 buoi. Se noi andiamo a vedere quante macellerie vendono il bue, è molto facile capire che c'è qualcosa che non funziona. Non ci sembra giusto che un consumatore vada a pagare un certo prezzo della carne che poi non gli venga data la carne. Il consorzio è nato per garantire al consumatore che chi acquista dentro una macelleria associata al consorzio del bue grasso di Carrù di avere veramente tutte le garanzie di consumare carne genuina e soprattutto di consumare il bue grasso di Carrù.